Rieccoci, buonasera a tutti. Eccomi di nuovo qua nella casa di Per fortuna. Salvatore Marino. Grazie, ciao, Buonasera. benvenuta. Grazie Benvenuta, benvenuta, a te. benvenuto. Grazie a te. No, guarda, Sempre più grazie bella, sempre più. a te. Ha Beh. avuto un grande successo nella prima puntata in cui ti sei esposta nella bella trasmissione, che tra l'altro fra poco vedremo qui. Ne sono talmente curiosa, vedremo, Sei vedremo. brava conduttrice, ho avuto molti complimenti, quindi Mi fa piacere veramente. dei complimenti, anche questo, soprattutto grazie a te, caro Salvatore, e grazie mille ancora per Conduci tu, conduci tu, fai quello che ti pare. avermi accolta di nuovo nella tua bellissima Ma casa figurati, figurati, figurati. e riavermi ricontattata, perché oggi come oggi sappiamo come io sono molto curiosa e quindi voglio Bene, bene. rintervistare, perché Salvatore ogni giorno ha delle novità, Vuol dire che quindi. sei una giornalista, un talent giornalistico, perché la curiosità, quella vera, spinge ovviamente poi a fare delle belle domande. Beh, La curiosità ci dei giornalisti, provo. non i giornalisti di oggi, che ovviamente vanno dai politici, gli leccano i piedi e non hanno nessuna curiosità per non attaccare. Anzi, io oggi parlavo tra l'altro con una persona che conosco, una ragazza, Diana di Milano, che aveva sempre a Rete 4, è stata molto molto famosa, responsabile delle comunità Rom, una portavoce importante. Mi dicono la regia Diana Pavlovic, Pavlo. Pavlovic, che salutiamo a Milano, che Salutiamo. sarà nostra ospite in futuro, che sarà sempre del Debbio. Ovviamente, quindi, Beh, a proposito del Debbio, ho brava. saputo, giravoce, che ti hanno contattato le reti Mediaset, le reti Mediaset. Sì. Come mai questo Salvatore Marino qui in questa casa accogliente, anche grazie anche a Grazie TRSP che TRSP, porta bene, porta TRSP. bene. E poi grazie anche qui, questa Grazie bellissima casa. anche No, ma io non ci metto più di tanto, a te. cioè nel No, senso, sono semplicemente una ragazza curiosa. Giornalista è una parola un no. po' grossa. È Lui vero, esagera perché è vero. No, ma è è vero, fatto è vero, è così. vero, è vero. No, Fatto no, che c'è, così. io sono. A me piace fare vera informazione, fare Brava. delle domande dirette perché mi Brava. spinge più che Ma sai altro quando i la. politici ci guardano, quando i politici, quando gli imprenditori, quando ci A me fa ringraziamo piacere tutti, perché. ma hanno pure paura i politici di quello che diciamo, perché loro siccome non governano, non sanno governare i politici, di qualsiasi bandiera, non è che io sono di una parte o di un'altra, cioè io parto dall'idea che per me, cioè io non sono andato a votare per non avere responsabilità, per esempio nella regione Abruzzo, per me tanto sono tutti d'accordo, centro, sinistra, destra, sono tutti, a parte che non esiste né la destra, né la sinistra e né il centro. Sono tutti d'accordo nel mangiarsi 10-15 mila euro al mese, alla faccia nostra, di governare male l'Abruzzo. L'Abruzzo è ridotto un disastro, la sanità è un disastro. Faremo delle puntate di approfondimento sulla sanità, sulla giustizia, cioè Certo, tutto. toccheremo un po' tutti i temi della realtà quotidiana Bravissimo. che tocca un po' tutti i campi, un po' il disagio e E tutte le diciamo. lobby e le caste che ci succhiano il sangue e ci riducono la fame, ci hanno ridotto la fame, e gli abruzzesi ancora pensano che quello è meglio di quell'altro, quello è meglio di quell'altro, perché con le chiacchiere, come tu sai benissimo, poi non si risolvono i problemi veri dei cittadini, che sono Bravo. l'occupazione, l'economia, L'economia. la tassazione esagerata, la chemiotassazione, come diceva Barnard. Praticamente, cioè, siamo ridotti alla fame. E beh, la gente ride, fa finta di niente, mettono gli struzzi la testa sotto la sabbia. Del Debbio, come dici tu, che è un amico, salutiamo la redazione di Rete 4 di Del Debbio, e faccio l'in bocca al lupo a Del Debbio, e agli amici Andrea Miccoli e tutti quanti. Alla redattrice che mi ha contattato, di buon successo, perché il programma è veramente bello e devo dire che è condotto egregiamente su Rete 4 tutti i giovedì. Qualche giovedì di questo sicuramente ci andremo. Spero che mi accompagnerai anche tu. Ti invito ovviamente, perché Grazie Del Debbio mille. è un amico, una persona per bene, e affronta temi forti. Dritto e Sì. rovescio si chiama, Dritto e rovescio, un programma molto, molto frizzante, molto nuovo. Siccome dovevo andare giovedì su alcuni temi, su Giulia Sarti, questa che mangia e beve alle spalle del popolo italiano per la scusa del 5 Stelle, mi hanno chiesto appunto che ne pensavo. Certo, ovviamente penso che tutti quelli che abusano dello sperpero del denaro pubblico devono essere condannati, come Berlusconi l'avete perseguitato sulla vita privata e a questa Giulia Sarti la state appoggiando. Mi sto riferendo a quello che ho detto a Del Debbio.
al grande conduttore del debito. In più c'era anche il fatto di una donna che purtroppo un fatto di cronaca grave, che ha fatto un abuso sessuale su un minore, su quel ragazzino di 14 anni, ma a 13 anni ha avuto un rapporto sessuale, ha avuto un bambino da questo bambino, quindi un caso di pedofilia femminile. Ovviamente a chi potevano chiamare del debito, mm-hmm, se non a me, l'associazione Mask 100%, io... Beh, sono dei temi abbastanza forti. No, perché nel caso di una pedofilia maschile si dice castrazione, sì, chimica, buttate la chiave. Se invece pedofilia femminile, no, dice pure no, di libero, deve fare ciò che è giusto, ciò che è Feltri, giusto. Feltri addirittura ha detto proprio che è impossibile stuprare un uomo, no, è un bambino di 13 anni che non è consenziente, lei deve andare in galera, così come dice la Mussolini, buttare la chiave, però vorrei dire nel caso in cui il reato è femminile, appunto, dico, la legge vale per tutti, anche le donne devono pagare in parte. Questi sono gli argomenti che dovevo affrontare, però siccome c'è stato quella strage, quell'attentato, diciamo terrorismo, quella lì, di quei 40 bambini, più di 40 bambini, 50 bambini in un pullman praticamente, sì, che ha preso fuoco, gli ha dato fuoco quel senegalese, ovviamente hanno dato ovviamente la priorità e hanno intervistato ovviamente in apertura, sì, Di Maio, di cui io ovviamente mi vergogno, non è il mio ministro, non lo chiamo ministro, lo chiamo Di Maio, un certo Di Maio, un certo Salvini, perché per me non sono i miei ministri, mm-hmm, cioè io non riconosco i dei ministri che io non ho votato, mi si sono imposti lì, hanno votato gli italiani, ma io non fanno i miei interessi, quindi io non riconosco nessun ministro della Repubblica, non riconosco nulla, nessuna istituzione dello Stato, perché questo è uno Stato che va contro il popolo. Siccome io sono, come anche il generale Pappalardo, che intervisteremo a breve, sono contro uno Stato aguzzino che schiavizza la sovranità popolare, la distrugge, io ovviamente sono del popolo, non posso riconoscere i miei schiavisti, i miei aguzzini, i miei negrieri. Poi non sono neanche razzista, sono contro il razzismo, e per cui ho fatto anche, faremo delle manifestazioni anche con l'avvocato Luca Di Carlo, che ho appena contattato. Hai parlato telefonicamente, praticamente, eccetera eccetera, faremo delle iniziative anche a Pescara, a Roma e in tutte le piazze d'Italia contro il razzismo, perché veramente sta portando solo la guerra tra italiani. Bravo. Sta portando, vero? E quindi sì, sull'incomunicabilità ormai... tu che hai fatto il classico sull'incomunicabilità mi dici che stavi dicendo pure l'avvocato, il fatto dell'incomunicabilità, certo che manca, cioè, tutto... manca la squadra, come manca secondo la te? Diciamo adesso il popolo italiano si sta sgretolando, siamo diventati i punti deboli noi italiani, perché siamo poco uniti, e quindi ecco che interviene lo straniero che punta sulla nostra difficoltà. Purtroppo queste sono realtà di fatto. Cioè, perché non riusciamo a fare squadra? Tu che hai studiato il classico sulla questione... Ma non è questione di verso... C'è il do to des. Do to des. Mi spieghi bene questo concetto, Stefania? Beh, il do to des è una famosa frase latina, che vuol dire dare per ricevere. Se ci spieghi bene ai nostri telespettatori che pensano solo al calcio. Beh. No, ma ci vuole un po' di tutto, calcio, divertimento, ma anche situazioni serie. Fra poco però vi mangerete la palla. Bravo. Fra poco vi mangerete la palla. Beh, questa situazione, diciamo, noi in primis tu ti esponi in prima persona. Certo. Ognuno di noi, ogni italiano adesso è... Contro tutti questi politici ridicoli, sì, ovviamente. Incapaci e ridicoli e ladri. Ormai il popolo italiano ha perso fiducia nel governo. Quindi ne risente la crisi economica, le tasse aumentano. La fame, non ne parliamo. La fame aumentano, quindi dovremmo essere un po' più uniti per trovare una giusta soluzione. Bravo. Per noi innanzitutto italiani. Poi per ben vengano anche gli altri, nessuno è razzista, purché ci si comporta bene nel nostro paese italiano. Quindi prima di tutto non bisogna perdere la propria identità, la nazionalità. Bravo. Italiana. Bravo. Poi bisogna anche pensare ad altri governi, ad altre popolazioni, però si devono integrare. Per integrazione vuol dire che se noi li ospitiamo, bisogna che loro rispettano le nostre leggi, come io, come altre, certo, che sappiamo. La legge uguale per tutti, si sa. La legge uguale per tutti, al di là della razza, italiani, stranieri, della provenienza, al di là se del centro, del nord e del sud. Quindi... Il do to des vuol dire un do to des finalizzato a cose concrete per bene, non machiavellico. Cioè il do to des vuol dire dare per ricevere qualcosa di positivo
è qualcosa che alla base deve avere innanzitutto un rapporto umano, una comunicabilità, un dialogo, in maniera che bisogna, con l'umiltà, la tolleranza, tolleranza in senso giusto, bisogna andare avanti e creare una situazione favorevole e concreta anche per noi italiani e non solo. Quindi il dot des deve essere inteso in senso positivo, come dicevano gli antichi latini. Bravo. Non possiamo fare il pantarei come il pantarei. Complimenti, è una cultura. Sì, a me non so mai il pantarei invece è una frase greca, una parola greca di Eraclito, cioè tutto scorre, si può fraintendere anche questa cosa, il tutto scorre ma deve scorrere in maniera... Che co-conduttrice che ho, alla faccia di chi ci no, vuole. No, ma io esprimo solo quello che penso e quello che dico, punto e basta. Poi esporsi vuol dire anche essere attaccati, essere ma... Non me ne vergogno, non sono queste le vergogne. Anzi, guarda che fisico, la regia in quadro. Ma a me interessa questa bella ragazza fisico, intelligente. Ce l'hanno no, ma c'è pure questo, sì, ma infatti. Ma infatti, sì. Anzi, ammiro te che ci hai messo la faccia e esponi le tue idee, il che significa anche essere attaccato e giudicato in malo modo. Ma viva la dignità! Sapete cos'è la dignità? Cosa che oggi no, non lo sanno, no? I politici specialmente. Quindi, cari non lo italiani, sanno. Riprendiamo la nostra Brava. Dignità innanzitutto, sapere cosa si vuole veramente, siamo un po' più uniti e facciamo integrare chi merita di essere integrato in Italia. Non credo di avere una posizione radicale e politica, ma è solo di... un'opinione. Esatto. Questa non è solo una mia opinione, è un'opinione che io vivo nel quotidiano. Di tutti gli italiani, dal più piccolo imprenditore al più grande imprenditore, al di là del ceto sociale. Quindi vediamo di unirci e fare qualcosa di concreto. Ecco, a proposito... E la TV serve proprio a questo, TRSP, grazie a dire la vera informazione, anche questo, cioè la vera informazione... TRSP, vuol dire... poi Canal Italia, poi Mediaset, perché alla fine... Boh, la vera diciamo, informazione ormai è questa, cioè informazione... l'opinionista del Debbio, quindi diciamo, lo ringrazio. Diretta. Formazione diretta. A proposito di integrazione, io vorrei far integrare i politici, perché i politici mi sembra che non sono molto integrati con il popolo, nel senso che i politici pensano a fregarsi i soldi dal popolo e a fare una loro nazione a parte. Cioè, invece io direi che i politici dobbiamo integrarli con il popolo e noi popolo dobbiamo integrarci con questo Stato, perché mi sembra che c'è una scollatura tra lo Stato che ruba, che mangia, che ci mette le tasse, le multe, le cose per mantenersi i loro stipendi, e il popolo che è schiavo, è la plebe, come dice la mia altra co-conduttrice Claudia Taini, che saluto e ringrazio, e che qualcosa mi affiancherete entrambi nelle grandi interviste che stiamo facendo e che faremo, perché avremo grossi personaggi ovviamente. Cioè io dico, integriamo i politici e educhiamoli al settimo comandamento: non rubare i soldi pubblici. Sono cristiano, come vedete, quindi non uccidere né con i vaccini, né con l'inquinamento, né con le discariche abusive, né con l'amianto. Ecco, i carabinieri che pensassero a controllare l'amianto, oppure nei ristoranti cosa ci fanno mangiare, i NAS, invece di fermare così le biciclette, per chiedergli il libretto di circolazione alle biciclette, pensare anche a voi la polizia di fare cose serie, cioè i problemi reali che sono la salute del cittadino, dei deboli, e di mettere le telecamere di sorveglianza negli asili nido, perché stanno aumentando le maestre che maltrattano i bambini, pestano e picchiano i bambini, e le telecamere cosa di sorveglianza molto grave. Perché non le mettono? Per non arrestare tante donne, per il femminismo italiano? Ma perché se le donne commettono un reato devono andare in galera. Certo. La legge è uguale chi per tutti. Chi sbaglia deve pagare. Come quella pedofila. Del sesso, della provenienza. Come quella maestra, quell'insegnante che poi era una infermiera pedofila, deve andare in galera e buttare la chiave, o comunque ci sono le leggi, così come, ripeto, ma o lo togliete la scritta, la legge uguale per tutti, o altrimenti la legge la dovete applicare uguale per tutti. Io non sono un giustizialista, un garantista, però un attimino, cioè, come nel caso di Giulia Sarti, dicevo anche a Del Debbio, come su Berlusconi tutti si sono schierati contro sulla privacy di Berlusconi, su Giulia Sarti, siccome è una sandarella del caso, che poi ha fatto pure delle cose osè, praticamente con le telecamere che ha fatto installare con i soldi pubblici,
su quel poverino, la vita privata. No, allora, se non conta la vita privata, non conta né la vita privata di Berlusconi, come non conta la vita privata di questa Sarti. Però siccome abbiamo una giustizia a due velocità, due pesi e due misure, dipende dal sesso di chi commette il reato e dal sesso di chi lo riceve. Per cui la legge non è uguale per tutti. Allora, o prima di tutto ci dobbiamo integrare noi italiani con la Costituzione, come dice anche l'amico Pappalardo, il generale Pappalardo, perché la Costituzione ormai non la stanno applicando più questo Stato, questa specie di dittatura, brava, una dittatura. In Italia le leggi ci sono, ma non vengono applicate. Ma anche la Costituzione non applica. Cioè, il punto primo sarebbe il diritto al lavoro, il primo della Costituzione. Costituzione, diritto che al lavoro. Ci insegnano già le elementari. Dove sta il diritto al lavoro? Libertà di stampa e di opinione, qua deve paura a parlare. Cioè, voglio dire, per quello lo chiamo articolo 21. Quindi, quello che voglio dire è questo. Ma comunque, gli argomenti abbiamo tanti, però come vedi tu che sei spontanea, come vedi gli argomenti, e poi se ti faccio i complimenti stai ad alto livello nella comunicazione, nell'informazione. Secondo me questa è una tua dote che magari non avevi mai. Beh, diciamo che io Vox Populi, Vox Dei, rappresento un po', diciamo, anche la voce di altre persone, di una realtà che oggi in Italia, diciamo, non siamo viviamo un sistema, allora, un po' chiudi a circuito tu, chiuso. Non farmi chiudere a me, adesso chiudi tu, gli telespettatori, gli sponsor che vogliono contattarci, saluta gli amici di TRSP, chiudi la puntata di Via l'informazione tu. Va bene, grazie ancora da Stefania per questo piccolo spazio, grazie a Salvatore Marino. Spero grazie di vederci presto. Assolutamente, tu c'è il tuo spazio, gestiscilo, e poi ci saranno tanti grandi ospiti, perché noi, a differenza di molte trasmissioni, non ospitiamo gli sfigati, ospitiamo persone famose, persone importanti che hanno un peso socio, culturale, politico, storico grosso, persone vere, i lecchini, no, persone vere, spontanee, che non hanno paura, che hanno una dignità e una identità, una propria identità, non i leccapiedi. Via leccapiedi, ritorniamo ad avere le nostre idee libere nel nostro cervello di pensare. Ciao a tutti da Salvatore e Stefania, ciao. Uniti con TRSP, quindi vinceremo. Ciao a tutti, ciao.